Salve a tutti, amici, e benvenuti in un nuovo video. Oggi andiamo a vedere 4 trucchi della nuova versione di Adobe Premiere Pro. Non sono 4 trucchi di... del... che sono nati proprio nella nuova versione di Adobe Premiere Pro, ma andiamo a vedere 4 trucchi per lavorare molto meglio in timeline, specialmente special modo quando abbiamo dei montati piuttosto complessi. Tant'è che per questo esempio: vi mostrerò eh, una delle timeline di uno dei progetti a cui sto lavorando. Andiamo a vedere subito il primo dei quattro trucchi. Cominciamo dal primo. Come vedete in timeline ho tantissimo materiale montato. Ora, il mio problema, nel caso in cui dovessi fare delle modifiche o dovessi eh, ritoccare qualcosa, è riconoscere parti del progetto. Uno dei trucchi che è possibile utilizzare in Premiere è quello di poter colorare il nostro materiale in timeline. Come è possibile colorare il nostro materiale in timeline? Beh in modo molto semplice e dalla versione 2018 di Premiere Pro è ancora più semplice, ha molte molte più possibilità. Cosa significa? Se io, ad esempio seleziono questa parte di clip che io so che sono riferite a un determinato momento dello show televisivo, Clicco col tasto destro e vado sulla voce etichetta. Dalle versioni precedenti alla 2018, quando arrivavo su questo, ehm, questo sottomenu, che adesso voi però non vedete perché eh, è praticamente sotto. Facciamo così. Probabile che così lo vedete meglio. Andando qui, vado sotto etichetta. Vedete soltanto 4, eh, le prime quattro voci, ma sappiate che ci sono molte più voci rispetto alla versione precedente del software. Ce ne sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 colori personalizzabili. Premiere mette a disposizione di base 16 colori che ne possono andare a personalizzare. E quindi creare delle nostre etichette totalmente ehm, in autonomia, ad esempio, selezionerò queste qua e dirò che sono di colore blu. Ora, quando andrò su questo materiale, so che ho identificato visivamente sulla mia timeline eh, che quella porzione di clip, essendo di quel colore lì, le associo, ad esempio, a una parte in, par in particolare del montato. Oppure eh, in fase di organizzazione del materiale, posso decidere che tutti i primi piani siano blu e tutti i campi larghi siano rossi. Così quando andrò a Montarli, so perfettamente come ho accostato vario, i vari materiali e come è possibile andare a modificare uh, i colori delle etichette. Ci basterà andare nel pannello di controllo delle preferenze di Adobe Premiere Pro e nella tra le voci troveremo la voce etichette. Qui come potete vedere, ci sono tutte uh, le 16 etichette già precolorate con determinati nomi. Noi possiamo andare a cambiare sia il colore, ad esempio, se il giorno non mi piace, possiamo andare a cambiare un altro colore e aggiungergli un nome. Uh, le etichette sono standard per i, tutti i progetti, quindi, in ogni progetto poi ritroveremo sempre la stessa etichettatura. Quindi non vi consiglio di etichettare e creare delle etichette specifiche per un solo progetto, perché altrimenti poi ve le ritroverete anche negli altri. Tutta questa procedura può essere fatta non per forza solo in timeline, ma se noi andiamo nel pannello di progetto posso selezionare tot clip, tasto destro e troverò la voce etichette. Quindi compariranno di nuovo le stesse etichette, con tutti, eh, -tut tutte le colorazioni e le descrizioni che ho applicato in precedenza. Secondo trucco, muoversi in timeline. Come facciamo normalmente a muoverci all'interno della timeline? E qui andiamo a toccare un, un paio di tasti dolenti. Il secondo trucco di cui voglio parlarvi non è tanto un trucco quanto un modo per poter muoversi all'interno della timeline. E parliamo dell'ingrandimento. Ora, quando andiamo a montare e abbiamo una sequenza di materiale, abbiamo tantissimo materiale, abbiamo una sequenza molto ma molto folta, una cosa che ci verrà di consueto da fare sarà zoomare in avanti, zoomare indietro e questo lo possiamo fare con i tasti scorciatori sulla nostra tastiera, io ad esempio ho impostato che il più e il meno sono rispettivamente lo zoom in all'interno della mia timeline e lo zoom out dalla mia timeline, tutto questo premier ancora lo zoom dove si trova il nostro cursore di montaggio, quindi se io mi sposto ad esempio qui a sinistra e faccio un zoom out, il mio zoom out eh, nel caso il zoom in andrà a centrare esattamente quel cursore. Un altro modo per poter zoomare all'interno della nostra timeline è utilizzare questo cursore qui che si trova qui in fondo. Infatti, andando a stringerlo, andando ad allargarlo, potremo zoomare all'interno della nostra timeline. Ma questo, questo genere di, uh, di zoom che sono andato a fare uh, mantiene inalterato quello che è lo spazio dedicato della timeline all'interno della nostra interfaccia. Ci sono dei casi, come questo ad esempio, dove ho parecchie tracce audio, parecchie tracce video, e arriverà un momento di sicuro dove, nel contesto, io vorrò vedere tutto insieme. Perché, ad esempio, dovrò cambiare dei blocchi, dovrò spostare dei blocchi interi di materiale. Come è possibile farlo? Beh, Premiere ci mette a disposizione una scorciatoia da tastiera, o meglio, la possibilità di abilitare una scorciatoia da tastiera. Andiamo tra le scelte rapide. Um, ci si aprirà questa schermata dove è possibile personalizzare le scelte rapide della tastiera e scriviamo ingrandisci d'accordo dato che ce l'ho in italiano l'operazione si chiama ingrandisci o ripristina riquadro attivo che cosa significa? Io l'ho impostato sulla lettera e accentata che nel momento in cui io ho questo riquadro attivo perché come vedete c'è una selezione blu attorno a questo riquadro e vado a premere il tasto E sulla mia tastiera, quello che accade è che il riquadro va a riempire tutta l'interfaccia. Così facendo, io visivamente ho a disposizione tutta la timeline con tantissime tracce e posso andare a realizzare degli spostamenti, delle selezioni di molto più materiale. E posso avere l'idea di insieme di tutto quello che è il montato. Ricliccando di nuovo con la stessa combinazione di tasti, quindi sempre per me la è accentata, quello che accadrà è che ritornerà il pannello nella sua posizione. Questa funzione può essere abilitata per tutti gli altri pannelli, che cosa significa? Se io voglio vedere a schermo intero ad esempio soltanto il monitor programma, basta selezionarlo così che il riquadro diventi attivo, premere l'Is sulla tastiera e questo mi si, mi, mi si ingrandirà a tutto schermo. E questa è una funzione molto ma molto intelligente. Ma adesso passiamo al terzo trucchetto. Terzo trucchetto, che è un trucchetto molto intelligente e dipende tantissimo dal modo in cui voi lavorate con il software. Allora, per comodità, metto a tutto schermo. Ora vado a zoomare e, come vedete, sto zoomando su una determinata porzione di montato. Nel momento in cui io premo play, il mio cursore comincerà a muoversi, mentre la mia pagina, quindi tutta la timeline, è ferma eh, mentre il cursore si sposta nel tempo. Ma cosa succede quando arriva a fine pagina? In automatico, Premiere sposta la timeline di una porzione più indietro, anzi più in avanti, così da permetterci di vedere il cursore dove si sta muovendo. Ora, per chi è abituato a montare in questo modo, quindi a visualizzare la timeline che è ferma rispetto al cursore che si muove, va ben così, ma ci sono tantissimi altri casi dove. Sarebbe più comodo vedere il cursore in che posizione si trova e special modo averlo sempre a portata di mano perché è un po' scomodo che il cursore sia qui. Se ci notiamo, notiamo al volo, che dobbiamo fare una modifica con ancora il file in play. È un po' complicato riuscirlo a beccare. Dobbiamo stoppare subito, poi spostare la timeline. Spostarla significa, ad esempio, premere il tasto H sulla nostra tastiera e spostarci con la manina all'interno della timeline per andare a ripescare quel determinato momento. Cosa possiamo fare? C'è un'opzione. Che possiamo andare ad attivare basta andare sempre il menu delle preferenze alla voce timeline eh, andare a modificare quella che è questa voce qui scorrimento automatico della riproduzione della timeline ora questa opzione è presente anche nelle versioni precedenti di premier ma non era sotto forma di tendina ma era un'opzione che si trovava qui in basso da qui in avanti è stata aggiunta anche un'altra funzione, ossia quella di nessuno scorrimento. Scorrimento pagina e scorrimento uniforme. Quello che abbiamo visto fino ad ora è lo scorrimento della pagina, ossia la pagina, ossia la porzione di timeline rimane ferma e il cursore si muove. Nel momento in cui il cursore arriva a fine corsa, quindi a fine della nostra porzione di timeline. Uh, Premier ci mostra la porzione successiva di timeline. Se clicchiamo nessuno scorrimento, diamo l'OK. Ok, una volta arrivati a fine di questa pagina, quindi fine di questa porzione, la timeline continuerà a scorrere e noi rimarremo sempre a guardare questa porzione qui. Ora proviamo a selezionare l'altra opzione. Andiamo in timeline, ho sbagliato. Ok, andiamo in timeline e selezioniamo scorrimento uniforme. che Cos'è lo scorrimento uniforme? Diciamo che mi posiziono in questo punto qui. Clicco Play, in automatico il cursore si posiziona al centro della mia timeline ed è la timeline a spostarsi, non più il cursore. E questo ci sono alcuni casi in cui è davvero fantastico. Quindi ricordatevi questo trucchetto eh, che è possibile abilitare o disabilitare a piacere in base a, quello, a come state lavorando e a come preferite lavorare. Quindi ricordatevi questo trucchetto mentre montate un, con una timeline enorme, dovete selezionare soltanto una porzione e non volete dare ai matti con zoom in e zoom out nella vostra interfaccia. Questo era il terzo trucchetto, ora passiamo al quarto. Il quarto è una vera novità di Adobe Premiere Pro CC 2018. Questo di questo trucchetto io già ne ho parlato eh, in un video precedente in cui vi elencavo tre trucchi per montare più velocemente in Premiere. Ossia, andiamo a parlare... Dei salti. Sulla mia timeline ho degli elementi, come potete vedere, che hanno degli spazi tra di loro. Finché sono pochi, noi possiamo, se vogliamo eliminare i vari salti tra i vari elementi, ci basterà spostare gli elementi ed ancorarli. Uno accanto all'altro. Vi, vi ho mostrato all'interno del video precedente eh, un trucchetto da poter utilizzare per poter eliminare questi salti eh, in modo molto più agevole e veloce. Ma da questa versione di Premiere Pro Adobe ci regala finalmente uno strumento per eliminare i salti. Come è possibile farlo? Uno, o selezionare una porzione di materiale eh, che contiene all'interno dei salti ed eliminarli, oppure lasciar fare a tutta la timeline. Dato che in questo caso non voglio muovere nulla da questo lato, selezionerò questa porzione eh, di clip che del quale voglio eliminare i salti, andrò su sequenza chiudi spazi. Oddio, chiudi spazio vuoto. La traduzione non è delle migliori. Chiudi spazio vuoto boom in automatico premier ci elimina quelli che sono gli spazi vuoti in timeline finalmente questo strumento questa piccola eh, funzione è diventata è stata implementata ed è una funzione fondamentale per questo premier sta, sta migliorando tantissimo e ci permette sempre di essere più veloci nell'editing ed avere molto più controllo di quello che facciamo all'interno dei nostri progetti insomma Spero che questi nuovi trucchetti possano aiutarvi a velocizzare il vostro lavoro. Condividete questo video con qualche amico che ha qualche problema in timeline con Premiere, così che può essere più veloce nel lavorare. Se il tutorial vi è piaciuto, il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace. Se avete delle domande potete commentare qui sotto oppure contattarmi su tutti i social. Io normalmente rispondo entro i 4-5 giorni lavorativi. Scherzo. Non dimenticate di iscrivervi al canale perché arriveranno tantissime novità nelle prossime settimane. Cos'altro dirvi? Noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video.